Luca Carboni oggi a Bologna per un'iniziativa benefica nel ristorante che è uno dei più cari di Bologna, ma che una volta al mese fa questa iniziativa. Ti abbiamo visto mescolarti all'altra gente cercando di salutare tutti quelli che ti volevano in qualche modo. Sei riuscito a mangiare qualcosa, Luca? Sì, sono riuscito a mangiare, ma devo dire che questo è un bel appuntamento nato tanti anni fa in un altro ristorante pizzeria Napoleone, dove ci trovavamo tanti musicisti. Era un ritrovo, diciamo, non di lusso come questo, un ritrovo più popolare, dove ci si trovava tanti musicisti di Bologna: Lucio Dalla, produttori, Fio Zanotti, Celso Valli, Mauro Malavasi. E quindi quando facevamo il tour con Lorenzo, eravamo sempre con Giovanotti a mangiare lì, la Pausini cominciò a cantare lì, che faceva il piano bar con suo padre. Era un punto di ritrovo e nacque questa idea di, appunto, incontrare i crociardi senza tetto, fare questa festa che era il 6 gennaio per l'Epifania. E Lucio fu uno tra i promotori, quindi Lucio mi coinvolse, quindi in quegli anni, dal 92, vivevamo spesso insieme a questo appuntamento. Poi questo ristorante è stato chiuso e il Diana ha accettato questa bellissima idea. Il Diana, che è un ristorante molto famoso e molto di lusso, quindi di Bologna. Sei un amico di Piazza Grande anche tu. E quindi siamo amici di Piazza Grande, viviamo questa cosa bella ancora di più anche nel ricordo di quanto Lucio ci tenesse. Assolutamente. Vorrei chiederti ancora nel prossimo futuro dov'è che avremo il Ma piacere guarda, di poterti vedere. Sto lavorando al disco nuovo, che spero di finire entro l'estate, poi vi farò sapere. Ciao. Ok, ciao, grazie Luca Carboni. Ciao. A Bologna, ciao.